Buongiorno a tutti e benvenuti nel Demo e Training Center Aten di Milano. All'interno di questi spazi realizziamo, tra gli altri eventi, i Solution Day. Il Solution Day di oggi ha come argomento principale quello del video wall, soluzioni che partono dalle matrici classiche più piccole, quindi le matrici a formato 4x4 o 8x8, per poi salire di livello a matrici di formato un po' più ampio come la 8x9 o la 16x16, che in alcuni casi presentano anche integrate le soluzioni di distribuzione del segnale ad ampia distanza. Arriviamo poi, nell'ambito sempre delle matrici, alle soluzioni modulari che aggiungono alla flessibilità e alle funzionalità precedenti il vantaggio di poter essere configurate con schede di ingresso e di uscita di varie tipologie. Partiamo dal caso più semplice, questa è una matrice 4x4, quindi 4 ingressi e 4 uscite. Possiamo vedere in questa immagine la funzionalità video wall, quella che mi permette di prendere i 4 monitor di uscita e raggrupparli fino a visualizzare un'unica immagine spalmata sui 4 schermi. Con quell'interfaccia grafica messa a disposizione dalla matrice, l'operatore decide come configurare il video wall e come gestire i contenuti sorgente sui monitor di destinazione. Quindi gestione dell'intera interfaccia video wall tramite il web server integrato nella matrice. Il concetto di fondo su quale la matrice si basa è quello di definire un profilo. Vedo tutti i monitor gestibili dalla matrice e scelgo liberamente di raggruppare alcuni di questi monitor per realizzare un unico grande segnale. All'estremo alto del catalogo prodotti Aten, le soluzioni matrice arrivano alla matrice modulare. Quella che vedete nell'immagine qui al mio fianco è una matrice modulare che può essere composta fino a gestire 32 segnali di ingresso e 32 segnali di uscita. Con matrici di questo tipo, oltre al vantaggio della gestione video wall, aggiungo la flessibilità di poterla configurare esattamente nel rispetto delle necessità di impianto. Da diversi mesi Aten ha una soluzione che si basa interamente sull'infrastruttura di rete IP. L'operatore si connette con un semplice browser a un trasmettitore o a un ricevitore senza differenze e vedrà l'intera infrastruttura. Quindi vedo sul lato destro i trasmettitori attualmente configurati e funzionanti con un'anteprima del loro segnale video, vedo sul lato sinistro tutti i ricevitori che ho in campo eventualmente raggruppati in funzione video. Nel portfolio prodotti Aten ci sono diversi prodotti che possono essere abbinati per aggiungere funzionalità e flessibilità. Uno dei prodotti è questo switch KVM con funzione multiview. Qui abbiamo il vantaggio di poter gestire layout completamente configurabili che visualizzano allo stesso tempo più segnali video. E quindi vado dal semplice quad view a layout in cui ho 2 viste, 3 viste, 4 viste, con la possibilità per l'operatore di personalizzare la vista muovendo e ridimensionando le singole finestre. Ultima soluzione disponibile nella gamma Aten, gli extender KVM su rete IP. In questo caso, oltre all'estensione punto punto o matrice virtuale, ho anche la possibilità di utilizzare i ricevitori per implementare un video wall. Ho la possibilità, come già visto in precedenza, di selezionare tutti i monitor che voglio raggruppare e chiedere al gestore di considerarli come un unico grande schermo.